Ringrazio l'onorevole Morassut, ha facoltà di dichiarare se si è soddisfatto per la risposta alla sua interpellanza. Sì, Prego. ringrazio il sottosegretario, il governo per il Ministero e il governo per questa puntuale risposta che diciamo, ci dà elementi di conoscenza più diretta e che comunque conferma diciamo, gli elementi di preoccupazione contenuti nell'interpellanza sull'efficacia delle misure di sostegno e delle modalità di distribuzione amministrativa e dei meccanismi burocratici attuati dalle regioni per il sostegno all'affitto. Spero che poi avremo modo, in occasione della prossima legge di stabilità, di discutere e di mettere, diciamo, di sintonizzare meglio le azioni del governo e delle regioni sulla base di questi elementi che qui ci sono stati forniti. Grazie. La ringrazio, onorevole Morassut. Passiamo ora all'interpellanza urgente 2062 degli onorevoli Coppola ed altri concernente chiarimenti in merito ad una nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti relativa all'utilizzo degli strumenti di comunicazione elettronica ed interventi volti a garantire la piena attuazione della disciplina in materia di amministrazione digitale. Onorevole Boccadutri, prego. Grazie Presidente. Con questa interpellanza, che ovviamente è scritta, quindi anche ben dettagliata e rileva appunto il problema che c'è stato, noi vogliamo portare all'attenzione un fatto che ci interessa. Noi vogliamo con questa interpellanza sostanzialmente difendere il progetto che questo governo ha avviato anche con la recente approvazione in via definitiva della riforma della pubblica amministrazione, un progetto di cambiamento della pubblica amministrazione, perché chiediamo appunto che la pubblica amministrazione oggi è digitale o non è. E da questo punto di vista quindi lo spirito con la quale l'abbiamo costruita, al di là poi appunto del fatto concreto, è quello proprio di ribadire la necessità, l'obbligatorietà. Non soltanto quindi ovviamente per il governo che deve poi emanare i decreti legislativi di attuazione di quella riforma, ma soprattutto che tutta la pubblica amministrazione, dal primo dirigente fino all'ultimo dipendente, stia dentro e partecipi alla nuova PA digitale. Lo facciamo non perché siamo appassionati del digitale così a livello appunto glielo di hobby, ma perché crediamo che oggi questa sia l'unica possibilità e necessità perché la pubblica amministrazione possa effettivamente svolgere il suo servizio nei confronti dei cittadini e delle imprese anche a livello di trasparenza nei rapporti. E in particolare, infatti, proprio sulla trasparenza dei rapporti, l'interpellanza contesta appunto un'azione, un'iniziativa, appunto noi riteniamo autonoma, speriamo appunto isolata, di un dirigente che ha avuto appunto, ha deciso che la PEC non potesse essere utilizzata dalle aziende, dopo che noi abbiamo detto che le aziende devono comunicare nei confronti di pubblica amministrazione con PEC, che la PEC non possa avere allegati. Ecco. Noi da questo punto di vista pensiamo che gesti come questi facciano male anche al governo, facciano male alla pubblica amministrazione e per questo abbiamo chiesto con questa interpellanza di sapere al governo cosa ne pensa. Grazie. La ringrazio, onorevole Boccadutri, anche per la sintesi che è particolarmente apprezzata. Il sottosegretario per le infrastrutture e i trasporti Umberto Del Basso Decaro ha facoltà di rispondere. Grazie Presidente. Risposta alla richiesta di chiarimenti in merito alla nota del 1 luglio 2015 inviata dalla Direzione Generale per la Vigilanza sulle concessioni autostradali, la stessa ha fornito le seguenti informazioni, segnalando in premessa che la PEC, la posta elettronica certificata, è lo strumento con il quale i privati possono relazionarsi con la pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo numero 82 del 2005, che la trasmissione a mezzo PEC equivale a notificazione a mezzo posta, ai sensi dell'articolo 48 del citato decreto legislativo numero 82 del 2005,